Assessore, Bike to Cost molto apprezzato anche dalla pedale sulmonese, questa mattina ha voluto omaggiarla. Sì, li ho ringraziati molto perché hanno capito perfettamente lo spirito. Bike to Cost è un progetto straordinario che caratterizza l'Abruzzo proprio nel senso del turismo attivo, della nostra vocazione, del cicloturismo, della mobilità sostenibile, ed è chiaro che è un progetto che si realizzerà sulla costa, ma è un progetto di caratterizzazione di tutta la regione, perché stiamo lavorando proprio per implementare questa cultura e le strutture per poterla far attecchire su tutta la regione. Quindi c'è bisogno, questo è un progetto di comunità, c'è bisogno di grande condivisione, e il fatto stesso che oggi in partenza per la Toscana la pedale sulmonese abbia voluto fare tappa simbolicamente qui nel Palazzo della Regione per testimoniare, come dire, un apprezzamento e soprattutto una disponibilità alla collaborazione nella realizzazione di questi progetti, è stato un momento fortemente significativo. Ci saranno altre occasioni di incontro? Assolutamente sì, ho detto già, il progetto chiuso per bici di domenica serve, è servito e serviranno progetti analoghi per coinvolgere e sensibilizzare sia il semplice cicloamatore, che può essere anche il semplice nucleo familiare, sia invece coloro che fanno della bici anche uno sport un po' più praticato, tutte le associazioni, in modo tale, ripeto, da creare e diffondere una cultura che oggi è una cultura vincente sotto il profilo anche dell'attrattività turistica.